secondi che parte. Ok, è partita. L'appello fa lo stesso, eh. Per ora i presenti sono Gottfried, Camellini, Cavallo, Andrei, Kirila, Guglielmo Francesco, Adina Min, Aruna Lì, la Barbera Daniele. Poi andiamo avanti. Lugli abbiamo detto che è assente. Sì, assente, non risponde. Martina, Marinello. Presente. Presente, molto bene. Osarfo Stefani. Presente. Presente. Rada, Christian Lloyd. Non c'è sta. Schiava Simone. Ragazzi, rispondete presente quando vi chiamo. Ho chiamato Schiava. C'è Schiava Simone? No, gli ho scritto anch'io, ma non sta Non sta rispondendo. rispondendo, è rimasta a letto. Bene. Vediamo. Bene, cartellino giallo. Quindi lui è assente. Poi Smorag Alan. Presente. E Selasi. Yeboah era presente, aveva scritto prima e mi ha confuso. Ok, allora va bene. 1, 2, 3, 4, 5 assenti. Comunque io come l'altra volta sto registrando l'incontro, ho letto qualcosa ma non ho letto, quindi gli assenti avranno poi modo di rivedere in un secondo tempo quando lo vado a scaricare. Ma oggi abbiamo la video lezione anche con Merella. E allora, Amin. Merella mi scrive lui, io non ho letto tutti i messaggi di Merella, quindi dopo che abbiamo finito andrai in WhatsApp e vai a rivedere i messaggi più indietro e poi vai a leggere. Di solito è abbastanza chiaro il prof Merella perché vi dice ci vediamo domani alla tal ora. Anch'io direi di no perché so che oggi devo fare diverse video lezioni separate con gli OSE2 nel pomeriggio, quindi non mi ricordo, però... Tutto quello, ragazzi, che facciamo rimane scritto sia su Facebook, sia su WhatsApp, sia da altri canali che usiamo, poi non tutti. Quindi si va a rivedere e... Ok, grazie. Ah, Min, visto che anche se non hai il microfono, sei già qua che parli un sacco, ti ricordo che se tu sei sulla lista nera, quelli che non mi hanno ancora consegnato nessun lavoro, come anche altri. Io ragazzi vado avanti perché dobbiamo vederci noi un paio di volte a settimana, vi devo dare delle cose da fare, le devo correggere, infatti mi stanno arrivando, le correggo in fila, quindi non vi allarmate se mi mandate un messaggio tipo domenica all'ora di pranzo e non vi rispondo subito, magari vi rispondo lunedì mattina, però i messaggi su email rimangono, quelli su WhatsApp preferirei su email, ma quelli su WhatsApp rimangono perché non li guardo. Quando vedo dei numeri che non ho in rubrica non li guardo, così rimane il pallino verde e in modo da non dimenticarmi di vederli, perché poi se li vado a vedere mi dimentico di scrivere, non ho letto, dopo magari mi scappano, anche se uno o due mi sono scappati lo stesso, quindi torno a dire che preferisco le mail, è uguale a quello di Marella. Che cosa, Francesco, è uguale a quello di Marella? Ah, le mail. Io le mail ve l'ho scritta dappertutto, tipo 5 o 6 volte. È zanardi chiocciola cdr.mo.it. Esatto, grazie Gaia. È quello che dicevo prima, tutte le informazioni che sono già state date, andando indietro nel tempo, si possono ritrovare. Ok, vabbè. Allora, io volevo fare intanto la correzione del compito che vi ho dato la volta scorsa. Cioè c'era da fare un impiantino che adesso devo andare a trovare perché avevo preparato tutto, ma come sempre poche idee ma confuse. Dunque, dove l'ho messo qua? Esercizi Project Work Impianti. Allora, adesso vado ad aprire due schemi così facciamo la correzione. Scusate un attimo perché mi si erano chiusi, il tempo di riaprirli, 5 secondi. Dopo metto in condivisione il mio desktop come l'altra volta, che è molto funzionale questa cosa. Allora, dunque, per la cronaca, questo esercizio che adesso correggiamo me l'hanno consegnato Thomas, Cavallo, Michael, Daniele e Schiava. Gli altri non me l'hanno consegnato. Comunque è sempre un modo per poi dopo andare a riguardarselo. Allora, c'è
Cerco di mettere in condivisione lo schermo, come si fa, Camarcorpio? Axè, presenta ora il tuo schermo intero. This one, share. Ok. Chiedo conferma se vedete il solito mare. Sto presentando a tutti. Sì, Chiedo posso conferma. vedere. Bene, allora adesso vedete uno schema di potenza, giusto? Esatto. Esatto, vi faccio anche un'altra domanda perché devo capire bene come funziona questo strumento. Mentre io proietto tipo queste slide, chiamiamole così, voi vedete anche me su un lato o vedete a tutto schermo lo schema? C'è qualcuno che mi può rispondere? Io non sto guardando, la chat. No, solo schema, tutto schermo. Ok. No, perché ho visto che nella registrazione c'è quello che è presente, ci sono anch'io da un lato. Solo che Io in questa realtà infatti cosa. ti vedo di lato. Allora tu mi vedi di lato. Allora forse Sì. chi usa l'app vede solo lo schema ed è giusto così, perché altrimenti non vedrebbe niente. Già è un monitor di 5 pollici. Invece tu Gaia, stai usando il PC? Sì, esatto. Ah, ecco, allora secondo me è così che funziona. Chi usa il PC vede sia la proiezione che me di fianco che parlo, e invece chi usa lo smartphone vede solo la proiezione. No, l'importante è che da smartphone vediate il più grande possibile, perché se c'è la mia bella facciona che non serve a niente e non si vede lo schema, fa fatica. Allora, torniamo a noi. Allora, cosa c'era da fare? Allora, no, questo, buongiorno Luigi, gli ho già risposto prima. C'era da fare. No, questo ve lo faccio vedere dopo. C'è da fare un impianto, un'inversione di marcia. Aspetta che lo apro. Voi eravate l'esercizio 2. C'era da fare un impianto, un'inversione di marcia. No, mi ha riaperto questo. Ah, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Allora, è presente un motore solo, ovviamente. Deve andare a destra e a sinistra. Posso fare partire la marcia a destra con il pulsante PDX, posso far partire la marcia a sinistra con il pulsante PSX. La lampada di marcia a destra si chiamerà LDX ed è lampeggiante a un secondo. La lampada di marcia a sinistra si chiamerà LSX e è a lampeggiante a un secondo. Siamo precisi, crack il secondo. L'arresto del motore, che sia a destra o a sinistra, lo facciamo con P-Alt. La lampada di alt si chiamerà L-Alt. Il funzionamento manuale automatico verrà gestito da un selettore MA che utilizza un relay istantaneo, appunto per fare tutto, più le lampade di stato manuale e automatico, come praticamente ormai facciamo da un po' di tempo. Era molto obbligatorio inserire interruttori magnetotermici e trasformatore. Qualcuno me di quei pochi che me l'hanno mandato, qualcuno me ne ha mandato solo uno di bipolari. Vi ricordo che ultimamente abbiamo incrementato anche il circuito a 24 volt di un secondo interruttore magnetotermico, perché senza di quello, in caso di cortocircuito sulla 24 volt, succedeva un casotto. Tanto per la cronaca è successo 2, 3 o 4 anni fa, non ricordo, che un furbacchione aveva messo in cortocircuito qualcosa nella 24 volt, aveva lasciato attaccato cavetto, interruttori chiusi, eccetera. Poi, visto che io ero occupato su altre prove, era andato in giro per la classe a far casino. Fatto sta che dopo alcuni minuti abbiamo iniziato a sentire una puzza di bruciato che non si capiva da dove venisse. Alla fine abbiamo capito che questo furbacchione aveva fuso, sciolto praticamente il trasformatore, perché aveva lasciato attaccato corrente, quindi cavetto, interruttori chiusi, ed è andato in giro a fare del casino. Quindi già io mi ero inviperito, perché lui e tutti gli altri, come sempre, erano in giro a fare il casino. Ma la cosa peggiore era che aveva lasciato uno stato sulla tavola molto pericoloso. Quindi anche queste cose non si fanno. Se avessimo avuto in quel caso lì, appunto, un secondo interruttore magnetotermico, dopo un po' si sarebbe aperto e non sarebbe successo quello che è successo. Alla fine l'abbiamo dovuto cacciare via quel trasformatore. Però, cioè, vedete che essere poco attenti a quello che si fa e andare a fare del casino in giro, anche se non tiro dei cacciaviti, anche se non corro, anche se non faccio una rissa, posso creare
dei rischi. Come invece 2 anni fa un altro furbo stava pulendo la tavola da tutte le colle delle etichette, eccetera, con dell'alcol, e un altro furbo di fianco, più furbo il secondo del primo, è andato lì a giocare con un accendino di fianco alla tavola. Sapete cosa è successo? Provate a indovinare. Vediamo chi è il primo che vince. Cosa è successo quella volta lì? Forse... No, c'era Brandoli con me. Nessuno vuole rischiare. Fire, bravo Daniele, esatto. Poi dopo c'è stato anche un altro fire, cioè il mio, che mi sono incazzato come una biscia perché non si può fare l'idiota con un accendino dove di fianco uno pulisce con l'alcol. Da quel giorno lì l'alcol in laboratorio di impianti industriali è sparito. È sparito. Però tanto per capire come si fa presto per una coglionata a fare dei danni. Va bene. Allora, torniamo all'impianto, voilà Climay. Abbiamo il circuito di potenza. Cosa c'è? C'è in alto l'alimentazione 400 volt, c'è l'interruttore magnetotermico tripolare, poi abbiamo due telerruttori, perché per fare l'inversione di marcia, che noi sappiamo fino ad ora, ci vogliono due telerruttori. In realtà fanno la marcia avanti e la marcia indietro, quindi è vero che utilizziamo un motore solo, ma un telerruttore serve per andare in un verso, l'altro serve per andare in un altro. L'importante è il collegamento, quindi sopra a monte lo colleghiamo normalmente in parallelo, quindi portiamo dall'interruttore i fili L1, 2, 3 del primo telerruttore, quello che volete. Poi facciamo dei ponti normali, quindi da L1 andiamo a L1, L2 andiamo a L2, L3 andiamo a L3. E fin qui tutto bene. Non mi ricordo chi, qualcuno me l'ha mandato senza avermi fatto la parte sotto, dico allora non abbiamo capito niente. Ragazzi, sta roba qua l'abbiamo fatta poi l'anno scorso, non è roba di quest'anno. Non l'anno scorso 2019, l'anno scorso anno scolastico, quando eravamo più giovani tutti di un anno. L'importante è la parte a valle del teleruttore, quindi noi dobbiamo collegare inversamente almeno due fasi, come abbiamo sempre fatto. Per esempio, posso collegare la T1 con la T3. La T2 rimane invariata e posso collegare anche e collego la T3 con la T1. Quello che vi ho detto adesso, che per fare l'inversione io debba collegare invertite due fasi, vuol dire che non è obbligatorio fare così. Sicuramente fatto così va bene, anzi va benissimo. Però io posso anche, per dire, tenere in comune il T1 e invertire T2 e T3. Quindi l'importante è invertire due delle tre fasi. Il come decidete voi. Però Oppure così. Sì, anche invertire sopra. è vero, però cosa succede? Che tante volte, cioè io direi il 99% delle volte che uno va a fare questa cosa, me le cambia anche sotto. Quindi non c'è un'inversione. Se tu me le cambi L1, L3, L2, L2, L3, L1, poi mi cambi T1, T3, T2, T2, T3, T1, alla fine il motore va a destra e anche a destra. Quindi hai fatto un errore. Quindi io perché invito a rimanere fermi in questa direzione? È vero che posso anche cambiare sopra, ma deve essere sotto e diverso rispetto a sopra. Cioè il collegamento sopra e il collegamento sotto sono diversi. E quello che ti dico è una mia piccola statistica, adesso non ho fatto i conti, quindi non è un 99,9 che ho calcolato, però... Ma sì, ma basta stare attenti alla fine, cioè alla Lo fine so, io però non è Thomas, tanti che... Tutte le volte che qualcuno mi ha fatto questa cosa si è sempre sbagliato. Io non mi ricordo una volta che uno che ha cambiato sopra non ha cambiato sotto. Quindi è vero che bisogna stare un po' attenti, ma bisogna stare attenti, non solo dirlo. Quindi è vero, possiamo fare L1, L3, L2, L2, L3, L1 e sotto T1, T1, T2, T2, T3, T3. Però ricordiamoci. Allora io in genere perché metto dei paletti? Perché con i paletti è vero magari che ho un apprendimento meno elastico, solo in questo caso poi, però sono sicuro di non sbagliare. Quando dico puoi fare così o puoi fare cos'ha, oppure così, uno o, non fa tut o fa tutto o non fa niente. È un po' come quando vi spiego il discorso del manuale automatico. Quando dico facciamo un manuale automatico relè, bene, metto un selettore con la bobina. Poi devo decidere come voglio che funzioni la bobina quando non è alimentata. Voglio che l'impianto vada in manuale o in automatico. E lì bisogna stare attenti, quindi lì vi do una libertà.
di mettere i contatti aperti o chiusi in base a come decidete voi. Però ho visto che se vi do uno standard abbastanza fisso, ci sono meno errori. Già è un problema, già è un po' complicato per molti di voi capire questo concetto, che in realtà è molto semplice. E se poi ci mettiamo anche la possibilità di cambiare troppe cose, ci vengono poche idee ma confuse, come diceva un mio titolare qualche anno fa. Cioè, quindi si va a finire. Quindi avere comunque dei sistemi fissi e variarne meno è un buon metodo per fare le cose fatte bene, per non sbagliare. Insomma. Poi è vero, hai ragione anche tu. Se noi cambiamo sopra, possiamo cambiare anche sopra. Però secondo me rimane meglio appunto cambiare solo sotto, in modo che sopra, anche perché Thomas, se io dovessi fare un impianto in cui non c'è solo un motore, cioè Thomas e tutti, perché hai fatto una domanda giusta, se io dovessi fare un impianto in cui non c'è solo da fare un'inversione di marcia, c'è da fare un impianto che porta avanti un carrello trasportatore, poi un altro, poi un'inversione di marcia, poi un altro motore, poi un'elettrovalvola, quindi se fosse un impianto un po' più completo, io magari avrei necessità di cablare 7-8 teleruttori, non lo so. Allora, se io li cablo tutti nella parte a monte uguali, non sbaglio niente. Poi, i due teleruttori, come questo SX ed X, che mi servono per fare l'inversione, li vado a cablare in modo giusto nella parte a valle. E gli altri invece li lascio come devono andare. Quindi anche per darvi uno standard. Anche per darvi uno standard. Va bene. Comunque, questo era il circuito di potenza. Qui c'è il motore collegato a terra, bla bla bla. Poi, circuito di comando. Allora, come vi avevo chiesto, gradirei molto, cioè diventa poi obbligatorio inserire anche la parte prima, perché tutti gli schemi che ho, sono schemi vecchi fatti da miei predecessori, sono fatti bene comunque, si fermano ai morsetti A e B. Però non dimentichiamoci che se noi dovessimo avere, via, mettiamola così, un problema sull'impianto, cosa che vi verrà richiesta all'esame, cioè una ricerca guasti, non è che si limita al fatto che più alto è rotto e l'ho cablato male. Potrebbe essere che ho il trasformatore cioccato, cioè rotto. Allora, ma come mai non va niente? Ma boh, chi lo sa. Allora, se siamo abituati a lavorare sempre solo qui, ma non ci ricordiamo che il qui deriva da qua, quindi la 24 volt deriva da una cosa che c'è a monte di questa, non potremo mai porci il problema: ma è rotto il trasformatore, ma è rotto il magneto termico, ma qualcuno mi ha tagliato un filo, non lo so, speriamo di no, perché sono brutti scherzi. Quindi abituarsi anche a disegnare tutto l'impianto è una cosa buona e giusta. Tra l'altro, qui cos'è che manca? Manca per esempio la spinetta. Delle volte si rompono le spinette, vai a controllare tutto, va tutto bene. E poi il problema era nella spinetta, che quella proprio non la vediamo neanche qui, a parte il 230 volt che fa capire l'alimentazione, però non la vediamo come schema inserita qui. Quindi quando c'è da trovare un errore, e arriveremo a fare anche quel tipo di esercizi, bisogna appunto guardare lo schema a 360 gradi, non a 180, quindi tutto bisogna guardare. Poi lì, in base al malfunzionamento, e uno si farà poi delle domande, perché se vi dico non va niente, se questo schema non va niente, non si accende la lampada, prendo il tester, vado a misurare lì, ho 0 volt, dov'è il problema? Ah, sicuramente non è qui, da questo contatto dalla lampada, è un problema a monte. Se invece va tutto bene ma non va questa lampada, allora o la lampada è bruciata, o la lampada è collegata male, oppure non lo so, però riusciamo a focalizzare il problema in modo più preciso, ecco, cosa che servirà molto. Tra l'altro, io avevo preparato una bella verifica pratica con un paio di impianti fatti da me, ovviamente sabotati, quindi con ricchi, pieni di errori e malfunzionamenti, che se riusciamo a tornare a scuola in tempi ragionevoli ve la beccate gratis. Se invece non ci riusciamo, non la facciamo, però sono sempre comunque verifiche che aiutano a ragionare. Perché ricordatevi che fare un impianto è semplice. Cioè, se tu non ti distrai, fai l'impianto, segui lo schema, metti i numeri, eccetera, alla fine è facile. Se tu devi andare a cercare un errore su un tuo impianto, già diventa più complesso. Molti, adesso smonto e rifaccio tutto. Proprio una frase che non mi piace. Se invece devi andare a trovare un errore su un impianto che ha fatto un altro, diventa un pochettino più simpatico, cioè allegro, più interessante. Cioè, c'è da ragionare. Se poi non ho neanche lo schema, ti saluto, ma lì, vabbè, è impossibile, no, non è vero.
Vabbè, allora lo schema è questo: abbiamo l'alimentazione, interruttore magnetotermico bipolare, il trasformatore 230-24 volt. Io non l'ho messo, ma è buona norma scrivere cosa fa questo trasformatore. Secondo interruttore magnetotermico, morsetti A e B. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far andare il motore a destra e a sinistra, quindi io già predispongo due teleruttori. Quindi quando si fa questo tipo di lavoro, di progettazione, dovete prendere le caratteristiche dell'impianto e una alla volta leggerla e capirla. Quindi è presente un motore che funziona in inversione di marcia, destra e sinistra. Bene, mi servirà un motore e due teleruttori. E li vai a predisporre, a disegnare sull'impianto. Quindi tu hai un impianto tutto bello, hai ovviamente questo già fatto, già pronto, i due fili rossi e vuoto in mezzo. E inizi a metterci delle cose. Quando si fanno questi lavori, ragazzi, mi raccomando, matita e gomma. Anzi, matita, squadretta e gomma. Perché la progettazione si fa disegnando, cancellando, spostando, integrando, eccetera. Quindi non è detto che io la prima cosa che vado a disegnare è quella buona. Perché se fra tre o quattro caratteristiche mi chiedono di fare un'altra cosa che mi costringe a cancellarla, se ho disegnato a penna devo fare o un castrone che fa schifo, oppure se ho lavorato bene a matita, cancellare e spostare qualcosa. Quindi si fa così. Ovvio che chi ha la possibilità di disegnare a computer, vabbè che anch'io quando disegno a computer prima faccio delle gran belle brutte o delle gran brutte brutte a matita, poi dopo vado a farle in bella. Però se uno pensa di, se c'è da fare un impianto molto semplice e vuole andare direttamente a disegnare a computer, può farlo, perché di poi con AutoCAD, se sa usare AutoCAD, almeno io uso AutoCAD, si può disegnare, spostare, ingrandire, tagliare, eccetera. Allora, due teleruttori che fanno andare il motore a destra e a sinistra. Allora, io posso avviarli, quindi ho inserito, per esempio, l'alimentazione del teleruttore di destra. Ho inserito il pulsante di destra, normalmente aperto, che mi va a dare corrente alla bobina. Allora, quel che dicevo prima, se avessi dovuto iniziare da zero, io questo pulsante magari lo andavo a mettere qui sopra. Poi dopo, ah no, ci vuole il PA, allora devo spostarlo sotto. È un esempio. Allora, vado a chiudere, arriva corrente alla bobina e mi parte il motore a destra. Qui ho l'autoritenuta. L'autoritenuta è in serie al contatto di RMA. E qui voglio aprire un'altra parentesi. Alcuni degli impianti che mi avete mandato, sia l'ultimo, questo, che anche quelli un po' più vecchi, alcuni mi mettono solo il contatto di RMA. Mi è successo due o tre di voi me l'hanno fatto. Allora, se io metto qui solo questo e non metto... Fate finta di non vedere questo DX, vedere una riga dritta. Se io vado a mettere solo il contatto di RMA, quando vado a passare in automatico, in questo caso, mi parte il motore. Cioè, se mi parte il motore, a parte che parte il motore a destra e parte anche a sinistra, poi abbiamo il blocco elettrico, quindi qui è quel classico caso in cui se dovessimo fare questo impianto reale, mi fa quel suono tipo mitraglia, tu, 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 tu. Non so se vi ricordate, mai successo a qualcuno, quando da un lato arriva corrente alla bobina, dall'altro gli viene impedito di andare, quindi viene come aperto qualcosa. Quindi non potrebbe andare bene. Allora, noi mettiamo il contatto RMA in serie, in questo caso l'autoritenuta destra, perché? Perché così lo abilitiamo oppure no? Domanda per, vediamo a chi la facciamo la domanda. Francesco Guglielmo, che è il primo lì che mi sta guardando. In questo caso, l'autoritenuta DX funziona oppure no? Cioè il motore va in manuale o in automatico? Manuale. Sì, va in manuale, esatto. Risposta esatta. Perché? Perché l'autoritenuta è disabilitata, quindi lei si chiude quando arriva corrente alla bobina, ma la corrente non passa dal... Poi Francesco, puoi spegnere il microfono, grazie. Ok, scusa. Grazie. Così, cioè non arriva corrente, quindi questa si chiude ma non funziona. Invece, quando andiamo a chiudere il selettore, arriva corrente a relè e questo contatto si chiude, allora l'autoritenuta funziona. Funziona quella e funziona anche l'altra. Qualcun altro invece mi ha fatto molto bene la parte qui a destra col selettore, il relè, le due lampade, ma non mi ha messo i contatti in serie alle autoritenute. Allora, se io vado a fare questa parte che va benissimo con le lampade,
che posso muovere il selettore, quindi vado ad accenderne uno, spegnere l'altra, ma non metto il contatto in serie l'auto ritenuta, l'impianto va sempre in automatico, anche se questo fa accendere la lampada manuale e spegne la lampada automatica. Quindi è importante la parte relè e lampade, che mi dice lo stato e mi consente di modificarlo, ma è ancora più importante mettere questi contatti. Se non metto quei contatti non funziona il manuale automatico. Bene. Allora, abbiamo, l'ho già detto prima, il blocco elettrico. Il blocco elettrico, adesso lo chiediamo a qualcun altro. No, alla Gaia non lo posso chiedere. Lo chiedo a chi tocca? Ti ad ringrazio. Alan. Prego, lo chiedo ad Alan. Alan, sblocca il microfono. Dimmi per piacere, se lo sai, a cosa serve il blocco elettrico che ho messo qui. Vedi, contatto di sinistra incrociato in contatto di destra. Non me lo ricordo, prof. Non te lo ricordi, peccato. Hai perso 10 euro. Andrei, dimmelo tu, dai. Dimmelo tu. No, neanche io non me lo ricordo. Neanche te. Oh, ma allora me li tengo tutti i soldi oggi, non ve li do mica. Tanto non ve li do lo stesso. No, a Daniele non glielo chiedo. Non glielo chiedo perché mi sta antipatico. No, dai, dimmelo, Daniele, dimmelo tu. Dimmelo, sto scherzando. Daniele, la barbera, è desiderata la cassa 2. Dove sei andato? Ti sei imboscato? Ci sei? Non ti sento. Quindi? Ti sente? Bene, hai sentito la domanda o devo rifarla? No, l'ho sentito. Vai con la risposta, se la sai. In pratica che il motore non può andare in tutte e due le direzioni. Cioè, sì, o va dentro o va sinistra. Ma perché è importantissimissimissimo metterci questa cosa? Perché sennò si rompe. Chi è che si rompe? Il motore. E perché si rompe? Perché lo fai girare sia a destra che a sinistra. No, lui non può girare a sinistra. Aspetta, in quanti siete? Allora, se guardiamo un attimo lo schema di potenza, forse si riesce a capire meglio. Perché non possiamo assolutamente dare corrente all'SX e al DX insieme, diciamo? Perché non possiamo? Cosa succede? Non ho capito, ho sentito un... Perché abbiamo invertito le fasi. Esatto, e se abbiamo invertito le fasi e chiudiamo questi e chiudiamo anche questi, cosa succede? Cioè... Cosa potrebbe succedere? Anzi, cosa succede? Via. Guarda, la 1 qui passa la 1, quindi la fase 1 passa giù di qua. Qui invece la 1 va a finire a casa della 3. Se io metto insieme anche solo la 1 con la 3, come si chiama tecnicamente? Una cosa che non devo fare mai, perché è molto pericolosa. Oh, grande! Bravo, esatto, cortocircuito. Allora, si mette il blocco elettrico per evitare un cortocircuito. Tra l'altro, non è un cortocircuito fase neutro, è un cortocircuito fase-fase, quindi molto più cattivo. A 380 volte, esatto, quindi vogliamo evitarlo. Va bene, grazie. Ok, quindi blocco elettrico. Poi abbiamo la lampada, relativamente al telerutore destra, la lampada con lampeggio, quindi ho inserito in parallelo al telerutore un relè RE programmato a clock a un secondo con il suo contattino che mi fa lampeggiare la lampada, stessa cosa per sinistra, e basta. La lampada di stop è una lampada sola collegata a due contatti separati, uno di destra e uno di sinistra in serie, normalmente chiusi, in modo che quando parte a destra si apre questo, la lampada si spegne, quando parte a sinistra si apre questo, la lampada si spegne. E ultimo in fondo il P-Alt, che è messo sopra tutto, che va a togliere corrente sia al telerutore destra che al telerutore sinistra. Quindi mi ferma il motore sia che vada in un verso che vada nell'altro. Quindi questo è quanto. Io oggi ve l'ho fatto vedere, ve l'ho rispiegato per la, direi, seconda, terza volta, non ricordo. Lo stiamo registrando, disponibile su Facebook, in modo che se non l'avete ancora capito ve lo andate a rivedere, perché ragazzi, questa roba
va bene farmi gli impianti, ma io ve la faccio fare per ricordarvi come si fa. Cioè, se noi fossimo un elettricista civile, non un elettricista che inizia la CDR oggi e non sa come si monta un interruttore in uno sgabuzzo, ma un elettricista che lavora, non ha bisogno di uno schema per mettere un'interruzione. Ecco, dobbiamo arrivare lì. Non ha bisogno di una, non ha bisogno di uno schema per fare un corridoio con un'invertizione o un relè. Quindi dobbiamo arrivare lì, le cose basilari, ragazzi, le dovete memorizzare qua dentro, le dovete fare nella mente, poi le mettete su un foglio. Però le dovete studiare. Studiare vuol dire saperle fare senza andare a riguardare gli schemi. Le cose base, le cose più complesse, ci sono libri, ci sono cose da andare a rivedere per essere sicuri, sicuramente. Però bisogna imparare. Allora, questo l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto e ci facciamo una riga. Ok, che ore sono? Ah, sono già le 10:10, abbiamo perso 40 minuti. Ok, allora, io vorrei tornare, col tempo che abbiamo, a riguardare, andare avanti, scusate, no, questo qua non c'entra niente, a andare avanti con qualche info sul PLC, perché poi stiamo andando avanti. Scusate un secondo. Solo un secondo. Ok. Allora, noi eravamo arrivati, vabbè, qua l'abbiamo fatto. Ah, beh, aspetta che devo condividere, scusate, devo ricondividere il monitor. Così vedete quello che vedo io e... Che poi, tra l'altro, quella che vi sto proiettando adesso almeno è la dispensa che vi ho mandato. Non so se siete riusciti a dargli un occhio. Cioè, quella dispensa che vi ho mandato sul PLC è da leggere. Tra le tante cose che vi chiedo di fare. Allora, prima di tutto questo. Allora, il PLC abbiamo detto che per poter funzionare ha bisogno di input e output. Chi è che si ricorda, chi è che mi fa un esempio di cos'è una input? Posso? Sì, dimmi pure. L'input dovrebbe essere un'entrata, tipo magari un pulsante, magari per avviare, come posso dire. Sì, esatto. È un pulsante, quindi sono quei componenti. Le entrate, sì Daniele, allora le input tradotto è entrate, quindi diciamo che dire entrata o dire input è la stessa cosa, però a livello pratico, di cosa stiamo parlando delle entrate? Le entrate sono appunto i pulsanti o tutti, diciamo in generale, quei dispositivi che vogliono comunicare un'informazione per cambiare uno stato, quindi un pulsante, per esempio un PM vuole far partire il motore che in questo momento è fermo, il PM dirà al PLC, PLC fai partire il motore. Un P-stop è un altro pulsante che dirà al PLC, PLC fai fermare il motore. Il selettore manuale automatico, stessa cosa, dirà al PLC, voglio andare in automatico, voglio andare in manuale, quindi accendi la lampada manuale, spegni la lampada automatica e fai tutto quello che abbiamo sempre detto. Questi sono quelli che abbiamo sempre usato noi, però, visto che il PLC è un componente molto complesso, cioè noi lo useremo in maniera molto semplice, però sappiate che certi programmi sono molto complessi, si fanno tesi all'università sulla programmazione e l'uso del PLC, quindi parliamo di una cosa che noi utilizzeremo in modo molto semplice, quasi gioco, ma è molto molto complesso, quindi in un impianto più grosso, più grande, ci saranno dei sensori, per esempio un pressostato. Cos'è un pressostato? È un interruttore che non dobbiamo spingere noi, ma nel caso di un superamento di una pressione su un circuito idraulico, per dire, va a fare qualcosa. Tanto per dirne una, visto che io poi progettavo gli impianti di riscaldamento, in una centrale termica dove c'è una caldaia grande, non quelle che abbiamo in casa, che poi c'è anche in quelle che abbiamo in casa, però è obbligatorio mettere il pressostato in modo che se la caldaia scalda troppo, scalda l'acqua diventa vapore, aumenta la pressione, potrebbe scoppiare e viene giù il palazzo. Allora si mette il pressostato in modo che quando
qualcosa non va bene, ma sta salendo la pressione, lui va a togliere corrente al bruciatore, che è quello che fa, diciamo, appunto, che alimenta la caldaia, che quindi ferma. Oppure un termostato, cos'è un termostato? Quello ce l'avete in casa tutti, è quello per regolare la temperatura. Allora io in casa voglio 20 gradi, metto il termostato a 20 gradi, se in casa durante la notte che fuori è nevicato, c'è freddo, si è abbassata la temperatura in casa, chiude il contatto, dà corrente alla caldaia, che lei inizia a partire, quindi parte l'impianto di riscaldamento. Quando la temperatura in casa arriva a 20 gradi, il termostato se ne accorge, apre il contatto, ok, e va a fermare tutto. Quindi ci sono anche, oltre ai pulsanti che usiamo noi con le dita, ci sono anche dei, tra virgolette, pulsanti, che poi è meglio chiamare sensori, che sono delle input anche quelli, oppure una fotocellula, oppure, non so, anche dei sensori di livello dell'acqua, ci sono dei sensori che mi dicono in un recipiente quant'acqua, quanto liquido ho. E comunque ci sono tantissimi sensori, ma ne parleremo più avanti. Quindi tutte queste cose sono delle input. Le output invece, chi è che mi dice cos'è un output? Senza spingere. Prof, prova a dirlo io in sintesi, però. Sì, dimmelo in sintesi. Praticamente l'output è quello che riceve l'informazione, ad esempio con l'input che c'è, ad esempio un pulsante da premere, l'output è praticamente la lampadina che si accende e mi segnala qualcosa, qualche informazione. Esatto. Allora, le lampadine o le suonerie o i teleruttori, oppure potrei collegarci direttamente, non so, un'elettrovalvola o qualsiasi cosa. Quindi tutti i dispositivi che intanto consumano corrente, ma non nel senso che la buttano via, nel senso che usano la corrente per fare un lavoro. Quindi una lampada, una suoneria, esatto, quindi risposta esatta. Quindi abbiamo le output che sono sotto. Poi ricordatevi che il PLC è un componente elettronico che va alimentato, quindi se io non lo alimento lui non va, non può funzionare. Dentro ha un, questo non ve l'ho ancora spiegato, dentro ha un, no, ve l'ho spiegato, ha un alimentatore a 24 volt in corrente continua che serve per che cosa? Chi è che se lo ricorda? Questo ve l'ho spiegato sia la volta scorsa che anche quella prima. A cosa serve l'alimentatore a 24 volt? Non c'è nessuno che se lo ricorda? Allora ve lo dico io, serve per collegare le input, perché le input, quando lavoriamo con il PLC, vi faccio rivedere velocemente lo schema, le input, queste, non so se riuscite a vedere, aspetta che ingrandisco un po', troppo, 30. Le input devono essere alimentate, quindi dal più e il meno dell'alimentatore, io vado a collegare le input, quindi col meno vado a collegare tutte le input che mi servono, col più vado a collegare il comune delle input, e poi in mezzo tra la input stessa e il PLC vado a collegarmi direttamente, quindi input 0 vado al morsetto 0, input 1 vado al morsetto 1 e via discorrendo. Quindi questo è a cosa serve l'alimentatore interno. Allora, già che parliamo di alimentatori, torniamo a dire velocemente. Come funzionano il cablaggio diciamo delle output. Allora abbiamo delle output quelle che abbiamo sempre usato, che continueremo ad utilizzare, quindi i teleruttori, le lampade, suonerie, eccetera. Questo è uno schema dimostrativo e dovranno continuare a funzionare con la 24 volt. Quindi io porterò per esempio il morsetto B filo rosso a tutte le output, quindi a tutti i componenti che utilizzo. Solo quelli che utilizzo, non è che dovremmo cablarli sempre tutti, perché mettiamo quello che ci serve. Porterò il filo rosso del morsetto A della 24 volt ai comuni, quelli che poi utilizzerò, quelli ho messi tutti, ma anche lì dovremo poi scegliere quali usare. E poi in mezzo, quindi per esempio la 1 della bobina lo vado a collegare alla sua uscita, la 1 dell'altra bobina del teleruttore alla sua uscita, la lampada vado alla sua uscita. Quindi una volta capita questa cosa, il cablaggio è estremamente semplice. È proprio a prova di errore, a meno che non ti sbagli a mettere la gomma nel filo, però il cablaggio è molto semplice. Allora,
Vado avanti un po', poi dopo mi fermo perché poi è già finita il nostro tempo. Dopo devo andare dagli OSE 2. Comunque, andando avanti, se io devo fare questo tipo di lavoro, devo rispettare degli step. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente scusate perché stavo cercando un'immagine che mi interessava, che è un po' più giù. Le mie input, arrivo, eccolo qua, è uno schemino, questo è il primo impianto che avete fatto l'anno scorso, marcia arresto. Riuscite a vederlo, spero, perché forse è un po' piccolo. Cosa abbiamo? Abbiamo un PM, alimenta la bobina di un interruttore M1, ho il P-ALT che lo ferma, l'autoritenuta, altri due contatti, lampada di alta e lampada di marcia. Quindi, per potervi spiegare bene come fare un impianto col PLC, partiamo dall'impianto più semplice. Quindi noi cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è tradurre questa lingua, che ormai iniziate, o meglio, ormai la conoscete, nella lingua del PLC, che è questa. Questo è lo schema, è lo stesso schema fatto usando il software del PLC. Questo proprio è uno schema, si chiama ladder. In realtà, se voi lo guardate bene, è questo di prima girato. Se io questo lo giro in senso anti-orario, quindi immaginate di girarlo di 90 gradi verso sinistra, è fatto uguale. Adesso non è proprio uguale, però ricorda quello, cioè noi quando ragionavamo su questo tipo di impianti dicevamo: allora, gli elettroni sono qui pronti a partire, quando spingo PM che si chiude, gli elettroni passano e arrivano alla bobina, giusto? La lampada di Hall perché è accesa? Perché gli elettroni dalla parte alta attraversano il contatto chiuso, arrivano alla lampada e l'accendono, eccetera, eccetera. Qui invece che andare dall'alto al basso andiamo da sinistra verso destra. Quindi abbiamo, state a vedere, partiamo da sinistra, abbiamo la prima fetta di impianto, che è quella che riguarda proprio la bobina. Apro una parentesi, quando si fa il ladder va diviso, adesso dico una parola un po' così da fornaio, va diviso a fette l'impianto. Perché? Perché il ladder funziona così, cioè va impostato in quella maniera. Quindi non è più un impianto insieme, è un impianto insieme fatto di tante rung, si chiamano fette, come dicevo prima. E come faccio a riconoscere una fetta? Guarda l'utilizzatore. Qui ho la bobina di un interruttore, quindi tutta la parte sopra, tutte le tra virgolette strade che portano alla 1 faranno parte della mia rung relativa alla bobina. Tutte le parti di impianto, che qui poi è solo una, che portano corrente alla lampada di alt, devono andare in questa rung. Tutte le parti di impianto che portano corrente alla lampada di marcia devono andare nella rung della lampada di marcia. Ora, questo è molto semplice, quindi sono tre fette, la fetta M1, la rang M1, la rang L-alt, la rang L-marcia. Però, man mano che andremo avanti, vi farò fare, avevo preparato uno schema da farvi fare, però non faccio in tempo a spiegarvelo, non riesco a darvelo. Facciamo poi la prossima volta. Allora, cerchiamo solo di capire il ladder. Allora, ho girato lo schema elettromeccanico ed è diventato, tra virgolette, un ladder. Partendo da sinistra verso destra, l'alimentazione deve arrivare alla bobina, che è questa qua in fondo. Allora, questa qui in fondo a destra è la mia uscita, si chiama la mia output. Quindi è la mia bobina del motore 1. Qui ho i pulsanti e le autoritenute. Allora, prima però di spiegarvi questo, vi faccio notare una cosa. Qui, non so se riuscite a vedere col vostro cellulare, dove c'è PM, c'è anche scritto 0.00. Qui, dove c'è scritto P-ALT, quindi su questo simbolo c'è scritto anche 0.01. Qui dove c'è scritto motore c'è scritto 10.00. Qui dove c'è la bobina c'è scritto 10.00. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che prima di fare, o meglio, per poter fare questo lavoro, voi dovete andare ad assegnare il codice delle input e delle output su una tabella. Quindi dovete prendere lo schema tradizionale, che è questo, e poi assegnare su una tabella che poi è in fondo alla dispensa. Adesso ve la faccio vedere velocemente, ma potete farla anche voi su un foglio, non è obbligatorio usare la mia. Andrete ad
ad assegnare a ognuno di questi un numero. Un numero quale numero? Un numero tra le input e le output. Come si chiamano le input e le output? Torniamo all'inizio, qui c'è scritto. Abbiamo nelle input, abbiamo il comune, poi abbiamo canale 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, fino alla 11. Le output si chiamano canale 10, 0, canale 10, 1, 2, 3 e tutte fino alla 7. Dico solo che c'è una piccola variante per quelli di voi che hanno già iniziato a lavorare sulla tavola col PLC e gli è stato dato da Borsari la tavola con il PLC, quello nero, che si chiama CP1L. L'unica differenza è che non si chiamerà 10.00, ma si chiamerà 100.00, 100.01. Quindi provate già a ricordarvi, se riuscite, quale PLC avete sulla vostra tavola, e in modo da mettere giù le output con i codici che userete voi. Così se riusciamo a fare un esame normale, quindi fare un impianto con col PLC, siamo già sulla buona strada dal punto di vista pratico. Allora, io devo andare, dovete andare ad assegnare queste input e queste output. Come si fa? Si va nella tabella questa qua in fondo. Allora, non so se si vede. Ho input, io l'ho predisposta. Quando faremo gli impianti, se riusciremo, ve la do io la tabella vuota, voi la usate. Nel frattempo ve la fate voi. Quindi, input 00, descrizione, cosa ci metto qua? Ci ho messo io nell'impianto sopra il pulsante di avviamento del motore. Ci devo mettere la sigla, quindi PM1, PM non mi ricordo, PM. E una cosa importantissima per le input è come lo voglio cablare, come lo cavlo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che io posso, cioè quando faccio l'impianto col PLC, potrei per assurdo cablare tutto aperto o tutto chiuso. Perché? Perché facendo il ladder, cioè lo schema che vi stavo facendo vedere sopra, posso scaravoltare quello che ho cablato. Esempio, io cablo un pulsante chiuso per il PM, va bene. Lo vado a trasformare qui, a seconda di come metto il simbolo lì, lo faccio diventare aperto o chiuso. Quindi non ho più problemi di... Prof, sono finiti i pulsanti aperti, e chi se ne frega, mettici chiusi, tanto per dire. Poi aggiungo una cosa importante, che i pulsanti di alt, per esempio questo, è meglio cablarli chiusi. Però se non abbiamo più pulsanti chiusi, possiamo metterli aperti lo stesso. Allora, nello schema, quindi faccio prima la tabella, insieme allo schema, quindi vado a scrivere praticamente le stesse cose anche sullo schema. Questo mi serve per evitare di fare, per fare meno errori. Quindi, se ho deciso che il mio PM è la input 0, lo scriverò anche qui nello schema. Se il mio PAlt ho deciso che è la input 1, non mi ricordo, esatto, la 1, lo scriverò anche sullo schema. Queste sono le input. Poi ci sono le output, quindi questa è l'uscita, quindi la bobina del motore, del teleruttore. L'ho chiamata 10.00 e per chi ha il CP1L 100.00, questa è l'autoritenuta. Quindi devo dargli la stessa sigla. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, ve la dico adesso, non l'ho detta neanche nei video che ho fatto, che poi vi manderò il link, è che io il PM, una volta che ho deciso di usare la input 0, lo posso usare una volta, lo posso usare due volte, 100 volte, 1000 volte. Quindi io posso, nello schema del ladder, ripetere il simbolo di PM tutte le volte che voglio. Sto lavorando. Silenzio. Scusate, mi disturbano dalla regia. Quindi, questa è una cosa importantissima. Invece che usare i pulsanti sdoppiati, perché erano solo aperto e chiuso, io posso avere un pulsante che ha due contatti aperti e tre contatti chiusi, tanto per dire, ed è cablato una volta sola. Quindi a seconda di tutte le volte che io lo vado a programmare nel mio ladder, lui farà qualcosa di diverso. Allora, non so se è chiaro, allora ho il PM. Il PM ho deciso di cablarlo aperto, e vado a inserire un contatto come questo, un contatto normale. Ve lo faccio vedere meglio perché è importante capire la differenza tra i due. Quindi questo del PM è un contatto normale. Attenzione, normale non vuol dire aperto quando parliamo di input. Vuol dire usalo così come l'hai cablato. Quindi io ho cablato il PM aperto, uso un contatto normale, lui lo usa aperto. Viceversa, nel PAlt, io vedete che ho messo un contatto, si chiama negato. Il contatto negato, invece, è l'opposto del contatto normale. Allora, dice,
fai il contrario di come hai cablato la input. Allora, in questo caso io il PAlt l'ho cablato aperto. Perché? Perché lo voglio chiuso. Ho detto che il contatto negato fa il contrario, quindi io l'ho cablato aperto. Questo contatto dice fa il contrario di aperto è chiuso, quindi alla fine della storia questo circuito, questo ladder, anzi in questo ladder il PAlt è un pulsante chiuso, anche se l'ho cablato aperto. Io capisco che questa cosa all'inizio sia un po', fa un po' confondere, però una volta capito è semplicissimo, anzi ci dà la possibilità di fare tante cose. Quindi questo è il PAlt, questa è la bobina e questa è l'autoritenuta. Poi abbiamo la lampada di marcia qui, quindi 10.01, l'ho chiamata così io, l'ho deciso io, potevo chiamarla anche 10.03, quindi è una cosa che si fa all'inizio, collegata a un contatto, in questo caso è aperto perché è un contatto di un output, quindi i contatti normali e negati relativi alle output sono aperti e chiusi. Quindi il problema, il discorso di prima vale solo per le input, eh? Quindi la lampada di marcia è collegata a un contatto aperto, in questo caso, che si chiuderà quando viene alimentata la bobina, e viceversa la lampada di alt è collegata a un contatto negato, che in questo caso però è chiuso. Quindi la cosa che dovete fare oggi è capire diciamo, il corrispettivo, la traduzione tra questo schema, quello che avete usato fino ad oggi, e quello in ladder. Ok? Questa è l'unica cosa che dovete fare. Quindi, ricapitolando, poi chiudiamo davvero. Cosa bisogna fare subito, inizialmente, per fare praticamente un impianto col PLC? Allora, intanto io vi do lo schema. Quindi, non ho neanche uno schema, quindi comunque vi do uno schema, gli schemi che abbiamo poi già fatto, li possiamo rifare tutti col PLC. Dobbiamo tradurlo in ladder. Per tradurlo in ladder, e questa è un'operazione teorica praticamente, cioè bisogna fare lo schema ma è teorica, devo fare l'assegnazione input-output. Secondo me è quella cosa che vi ha già un po' anticipato Borsari quella settimana che io non c'ero, però dovete fare questa cosa, quindi assegnare per tutte le input, quindi riconoscere tutte le input, riconoscere tutte le output e assegnare a ciascuna un codice univoco, cioè uno. Il PM ha un numero, il PAlt ha un altro numero, l'MA ha un altro numero, la fotocellula ha un altro numero ancora, eccetera, 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 e anche le output ovviamente. Quindi bisogna fare bene la tabella e poi andare a scrivere sullo schema elettromeccanico le input e le output che avete messo nella tabella. Perché questo? Perché il prossimo step è quello di andare praticamente a fare il ladder in bella. Quindi all'inizio io vi chiederò di fare il ladder in brutta, cioè su un foglio di carta, disegnarlo, ok? Una volta che l'avete disegnato, lo controllo, lo controlliamo insieme se ci sono degli errori, perché questo qui è un impianto semplice. Se iniziamo a fare degli impianti più complessi, bisogna guardarci bene, con calma. Dopo lo andiamo a fare in bella sul PC, sul computer, e ve lo spiegherò la prossima volta. Questo. Diciamo che questa è la parte più importante, cioè come prima la parte più importante era inserire i numeri degli aperti, dei chiusi, eccetera, adesso la parte importante, ve l'ho detto, è più importante, più grossa, perché dobbiamo fare una programmazione maggiore. Quindi mettere i numeri e fare il ladder fatto bene. Se avete domande ditemi pure, o se no ragazzi ci aggiorniamo. Non ho frettissime, due domande ve le posso rispondere. Tutto chiarissimo? Bene. No, qualcuno ha aperto il microfono. No, non è vero. Vediamo se mi avete scritto qualcosa. Sì. Allora, non possono funzionare insieme a quello di prima. Entrate, output, luci sirene. Ok, no. Queste erano le domande di prima. Va bene, ragazzi. Allora, io non vi lascio compiti perché non ho più tempo. Io vi lascerò però un paio di video miei, fatti, che spiegano il PLC. Spiegano il PLC, quindi quelle cose che vi ho già spiegato e anche altre. Però lo voglio riprendere anche in diretta perché capisco che all'inizio siano cose un po' cose nuove, quindi da capire un attimo un po' tra virgolette strane, e vorrei che se aveste delle domande me le potete fare in diretta anche per gli altri, perché se stiamo facendo queste cose stiamo lavorando e una domanda è sempre una domanda ottima per tutti. Quindi dopo vi lascio i link, vi mando i link sia su Facebook che
su WhatsApp, ve li potete guardare e poi direi che ci ribecchiamo giovedì mattina. Se non avete domande, anche gli altri prof, ragazzi, vi saluto. E io comunico che Simone si è svegliato adesso. Sì, allora lo puniremo, sì. Comunque è fortunato Simone e anche quegli altri che non sono venuti, che sono rimasti a letto, perché oggi pomeriggio poi scarico questo video e ve lo potete guardare. Anzi, prima di darvi i link dell'altro video, vi riguardate questo, così facciamo un passettino alla volta. E poi vi darò anche i link. Di riguardare il tuo video. Esatto. Va bene ragazzi, allora se non ci sono più altre domande, io vi saluto. Direi che ci ribecchiamo giovedì mattina. Chi non mi ha mandato gli esercizi me li mandi, perché questo, chi non ha fatto niente, è un messaggio per quelli della regione che vi promuovono e ci fanno andare avanti sul fatto: non ho fatto niente, non ho lavorato. Cioè, aprite le orecchie, è impossibile non aver consegnato ancora niente. Per quelli a zero, per quelli uno è meno peggio, ma vi ho fatto la percentuale. Cioè, per andare avanti ci vorrebbe almeno il 60%, non il 50%. Quindi datevi una mossa, ragazzuoli. Io appena posso ve li correggo, però mandateli. Va bene, vi saluto. Auf Wiedersehen. Ciao Marcello, buona giornata. Ciao, grazie altrettanto. Ciao a tutti. Arrivederci. Arrivederci. E ciao ragazzi. Ciao a tutti. Allora, andiamo a stoppare. Come asfa? No, asfa che la registrazione. Oggi era il 31 marzo 2020. Ok.